Questo itinerario parte da Rio Maggiore. Le Cinque Terre in Liguria sono conosciute in tutto il mondo e sono mete ideali per chi vuole staccare la spina e rilassarsi un po'. Io li ho visitate in estate, sono molti turisti, soprattutto stranieri, che scelgono questo periodo dell'anno per fare le vacanze in questo angolo di paradiso. Ma se volete godervi appieno le Cinque Terre, potete andare controcorrente e visitarle in inverno, magari a dicembre, quando le luci e gli addobbi natalizi rendono ancora più magici questi borghi. Ho raggiunto in auto Rio Maggiore, poi ho acquistato in biglietteria un biglietto di 5 euro e percorrendo a piedi Via dell'Amore sono andata a Manarola. Via dell'Amore è davvero suggestiva, guardate che spettacolo! Manarola è bellissima, mi è rimasta impressa perché visitandola ho incontrato Nicoletta, che affitta camere nel borgo e mi ha invitato nel suo giardino terrazzato a picco sul mare a vedere il paese da un altro punto di vista. Guardate com'è bella Manarola da qui! Da Manarola ho scelto il battello per raggiungere Monte Rosso. In estate è l'ideale per ammirare dal mare anche Vernazza e Corniglia. In inverno potete prendere il treno che collega tutti e cinque i paesi. Monte Rosso si divide in due parti, quella più antica e quella più turistica, al di là del tunnel, dove ci sono molte spiagge e diversi hotel. All you can Italy.